Ragazzi, allora, dopo che abbiamo finito di registrare lo scorso video, c'è stata una pausa, ma io l'ho passata in bagno. Non andremo a descrivere quello che è accaduto, ma Dojun sarebbe fiero di noi. Qualunque cosa io abbia generato, probabilmente aveva gli occhi rossi. Non avrei, cioè, ho offerto alla Lady una cena al giapponese, non credo avrei dovuto mai prendere il caffè. Quello che è successo al mio corpo non giustifica in alcun modo, né sarà la scusa per il mio pessimo gameplay dello scorso episodio, che odio lo scorso episodio, ma quello sapete già perché, se mi seguite, cioè, sapete il mio carattere, quindi sono parecchio autocritico e ho fatto cacare, però... Letteralmente. Il montaggio ci dovrebbe essere i pulsanti. Cioè, sarebbe da fare tipo. Va bene, late andiamo night avanti, show. Dai. Andiamo avanti. Perché comunque ho voglia di proseguire e so che posso rientrare in realtà in un mood diverso. Nel tuo corpo! Esatto. Però quello che non sanno alcuni patrons con cui mortale. Ho discusso sul trono, e che stavo appunto parlandone sul trono, però ho raccontato loro. Della mia delusione nei confronti. Pensavo che avessi mai raccontato di quello che stavi facendo in bagno. Non sono così intimo. No, però in effetti ho raccontato della nostra delusione con la quest. Ovviamente molti di loro sono ancora blind, quindi non ho spoilerato nulla e molti non hanno letto, erano sotto dei bot che permettevano di nascondere i testi. Chi ha risposto? Si è creata una breve discussione. Uno di loro ha posto come ipotesi, in qualche modo cosciente difesa, perché comunque ci sono dei ma, ci sono dei se che di game design non funzionano. No, fa cagare con la battaglia. Come appunto, la battaglia, eccetera. Però che effettivamente, essendo una quest preponderatamente ragazzi, come al solito, quando mi vedete con un certo viso, sono le 2-3 del mattino. Essendo una quest che è stata resa proprio in maniera volontaria, maligna, tu vai a uccidere, a sacrificare persone, a ingannare, magari e a vedere quella cura che è contro il cancro, che ne sai? Certo. Vai a vedere effettivamente un lato di Ashina assolutamente macabro, perché è la immorale, disperata, egoista ricerca per l'immortalità, no? La stessa che iniziò Dogen tempo addietro. È anche interessante che il gioco non ti premi, ti dia soltanto un guarda, questo grumo di sangue è tutto quello che meriti. Contemporaneamente però, essendo questo significa, cioè, in Bloodborne non mi sembra che ti succedesse questa cosa, però, più cosciente di stare mandando delle persone infatti, al macello. Quello, ecco, comunque. Questa è una controrisposta che è valida, nel senso che adesso, prima di addentrarci in una concentrazione di gameplay più precisa, questo comunque non deve rimuovere in assoluto, cioè il videogioco non deve essere per forza divertente, cioè non tutto quello che fai deve portarti il sorriso. Può esserci anche una riflessione più cupa e in qualche modo negativa, però contemporaneamente deve portare al videogioco stesso, che è comunque intrattenimento, anche comunicazione, opera e in qualche modo introspezione. Quindi ci sono titoli come la stessa Naughty Dog ha detto: The Last of Us 2 non sarà divertente perché affronterà temi probabilmente tragici, però contemporaneamente, un oggetto chiave con un pochino di storia che ti faceva sentire una l'approfondimento merda. È stato troppo leggero, ok? E questo potrebbe portare, per quanto interessante la comunicazione sia stata e la teoria di volere una punizione piuttosto che un premio interessante, a non probabilmente farla più. Infatti. Ok, se è finita, perché non mi sono fatto dire da chi, cioè, se è finita, però giunti a questo punto o mi hanno mentito, perché sono molto rispettosi, o mi hanno mentito dicendomi guarda, è così, e poi magari tra di loro può essere, però capiamoci, no? Ora. Sì, ma resta il fatto che qualunque sia la giustificazione, anche se hai beccato il bad ending, quello scontro è una cacata. Quello sì, cioè, quello non, è sì, no. Lo non, scontro cosa non la puoi giustificare. Lo scontro è insalvabile. Ora. Fatto venire mal di pancia pure a me adesso. Dai, ce la fai, lupo. Per favore! Guarda. Ecco, questo è il percorso, dai! Dai. Ok.
spettacolo. La mia preoccupazione qui è... Ah, lasciali stare. Non andiamo a cagare, qua non ci vanno. Quello non mi sembrava intelligente farlo, indipendentemente dal mio voler tornare a un buon gameplay. Perché lo scontro finale che ho fatto con quel ninja che conoscevamo, cioè alla fine la scala di difficoltà è anche molto logica, no? Ne incontri, li impari e poi c'è quello più bravo, quello che ha quella mossa in più. E lo abbiamo, dopo però molti tentativi di apprendimento, di nuovo quasi da zero, perché ero un po' rincoglionito, demolito. È stato molto interessante quindi anche capire la bellezza di Sekiro nel non far nulla che sia fuga. Ora... sono indeciso sul fatto che abbiamo potuto forse lasciare qualcosa di importante dietro, però... No, questa è la parte... Esatto. Sì. Eh? La parte Tenchu. Sì, ma... possibile che... non... ammazza, che male gli facciamo. E questi non sanno nulla? Sono... cioè, aveva lo stesso... Beh, ci sarebbe pattern. Un allarme all'interno di un posto del genere, comunque, eh? Qui c'è, lì c'è infatti, un ninja diverso. Esatto. Sono collusi? Ah, già. Ma mi sa che quello non lo puoi prendere di spalle. Ho sempre questa impressione che con loro non li puoi prendere di spalle. No, già. Come non detto, è completamente... Chissà che stavo pensando. Io pensavo parlassi dell'ogre legato. No, no. 686. Questi sì, anche gli altri. Sono un po' forti. Sì, ma questo è di spalle. Cioè, tu fai avanti e indietro qua e ti fai livelli a fatica zero. Perché non ti vedrà mai. Non come quello, infatti. No, tre sono troppi. Però uno è un minion. No. Sì, uno sì, 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 uno è fragile. Questo è fragile. Penso che ricordi male. Ricordo male, era da un'altra parte quello fragile. No, non lo so. Ah, sono... però giustamente combattono fra di loro. Non avevo pensato al fatto che... però... che cazzino. Se funzionava, era da cartone animato. Perché avete visto che ho saltato sulla spazzata? Allora, a livello di gameplay è delizioso. Che però queste due fazioni siano l'una accanto all'altra in stanze adiacenti. E si vedono una, tranquillo. Solo se ci vede. Sì. Ok! Cioè, è un po' buffo, cioè non è esattamente pensata come... riterrei meritevole di Sekiro. Perché la mappa invece è stata ristudiata e modificata in maniera abbastanza pesante. Che figo! Adoro questo. Ah, ecco, là è il minion. Posso fare una cosa buffa, ragazzi? Scusate. Ha funzionato. Lo sapevo che erano così scemi. Era un parry perfetto! E mi hai preso di profilo! Due volte. È molto frustrante sentirti là sotto, ogre. Vabbè, non vedono i ninja di mille colori, manca solo che hanno il mantellino arcobaleno, figurati se vedono te. Quanti consumabili. Cosa è successo? Vabbè, io boh. Colpa mia. Ah, però... che cazzo? Vieni che... è un pezzo di vaso quella velocità di fa malino, comunque. Signora. Mi ha già visto. Potevi fare un colpo mortale e recuperare salute. Potevo usare il burattinaio su di lei. Oh mio Dio, sarebbe stato divertentissimo. In effetti un po' sì. Perché non saprei cosa aspettarmi. Chiama tutti gli altri ninja del governo centrale. Giusto, qui bisogna un attimino non sottovalutare. Controllare, sì. Sì, però vedi,
o forse ce lo siamo scordate, perché lì l'oggetto, a meno che ne hanno aggiunto, hanno oggetti, aggiunti, cioè per forza. No, no, ti pare che... ma non lo so, non mi piace molto questa cosa. No, no, questa cosa onestamente di loro che sono l'uno accanto all'altro, per ora almeno, cioè... No, poi c'è la mappa giù, è fichissimo, i soldati che corrono disperati, e sì, poi no, questo invece... è un po' strano, sì. Questi si fanno i cazzi loro. Mi sto facendo rumore nelle orecchie. Sì, no, esatto, la mossa è inquietante da morire. Ok. È un po' confuso, eh. Fa tanto Devil May Cry 3 finale, comunque, questi uguali, vestiti uguali. Con la stessa faccia. Ora la domanda è, mi segue? Se mi segue è fighissimo. No! Diventa un minion. Ci eravamo stati? Sì, era qualcosa di... E dura anche parecchio. E tra l'altro puoi rifargli una finisher per, sì, comunque curarti due volte. O rifarglielo? No. Mm. No, non puoi, no, no. Questo è super trappola, sicuro. Ce n'è sicuro uno dietro le scale. No? Sono delusissima. Sì, ma il tuo avviso è stato sacro. Ecco. Questa cosa è fantastica. Forse era solo quello un po' posizionato in maniera inefficace. Ah, se lui non mi ha visto, no? Sì, ma è un merdone. Infatti lui non ha visto me. Sarebbe stato... Sì, però Ishin avrebbe dovuto dire che siamo dalla sua parte. Allora. Qui stiamo facendo il giro dall'interno. Ma stiamo... qua non era chiuso prima, no? No, no, qui è... Esatto. Era chiuso prima. No, 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 eravamo scesi. Ti ricordi che qua c'erano, sì, i due corvini? Sì, sì, esatto. Sì, sì, sì. C'è Emma Ishin. Sì, prima prendi l'oggetto. Allora non mi... Avevo bisogno di un paesaggio. Per quanto lo skybox non mi piaccia tantissimo in realtà. Non lo so, boh. Ma qua, no, qua non piace. È male, però c'erano dei punti in cui secondo me era abbastanza una cacatina. Questo? Questo non c'era prima. Un antico testo che descrive una lama mortale nera. In aggiunta alla lama mortale rossa, ne esiste una di colore nero. Il suo nome è Porta Aperta e si dice che abbia il potere di aprire un portale per l'aldilà. Tramite questo potere è in grado di creare la vita. Ti imploro, dona offerte per il sangue del drago. Noi abbiamo lacrima. La nostra si chiama. Io. La dono delle lacrime. Questa cosa non me l'aspettavo. Tra l'altro, il potere di creare la vita. Astratto o oggettivo che sia, è folle in entrambi i casi. Perché può essere interpretato in diversi modi. Cavolo, sono indeciso. Non gliene frega. Il giovane e ambizioso Ishin non si fermava davanti a nulla, e la sua ossessiva ricerca della forza lo portò a prendersi Ashina, assorbire tecniche di molti stili diversi, combinandole assieme. Tale bramosia arrivò a pervadere tutte le azioni di Ishin. Per questo il testo sarà per sempre incompleto. Sono molto contento che sia stato probabilmente forzato il dialogo. Shikoto. Sì! Sì, è così anticlimatico, vai, dai. Sake o. Oh, Sekiro. Oh, Saruzake deva nai ka. Hio fuku to wa kono koto ya.
Onushi, kono sake no betsu no na o shitte oru ka? Shirimasenu. Shiranno ka? Koitsu wa na, shurazake tomo iu. Mukashi, washi wa shura o. Iya, shura no gotoki mono o kitta koto ga aru. Sore wa ii. Ah, grazie. ものは、やがて修羅となる。何のために切っていたか、それすら忘れ、ただ切る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに切られぬよう、肝に銘じろ。 Magnifico. Coreo. Oh! Ah! Oh! Oh! Il sake è buono, eh. È molto buono. Coreo. Toki ni onushi. Genichiro wa dou jatta? Dou. To. Yaiba o majieta no jaro. Tada tsuyokatta. Che eufemismo. Adoro. まるで舞のように、あの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一生長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。 Sapete che la descrizione che ha dato lui di lei è estremamente semplice, sentita mille volte, ma sarà perché è tardi, sarà perché sono immerso un po'. Mi ha trasmesso tantissimo. Cioè, perché Tomoe ce l'ho avuto in testa come nome e avevamo già letto o sentito un'altra volta dopo il combattimento di questa entità che io pensavo fosse o una scuola o un'entità divina, perché con l'ignoranza che ho della cosmologia e mitologia giapponese magari mi sfuggiva un'ovvietà, e invece adesso che ho scoperto che è una persona, una lei, una mentore della battaglia, un po' adesso cado un po' vittima delle mie letture anni fa, e mi ricorda il capitano della quarta di Bleach, però non mi ricordo il nome perché purtroppo Bleach l'ho cercato di pulire dalla mia mente perché mi ha ferito troppo profondamente, anche se sto leggendo Can't Fear Your Own World, però mi ha emozionato molto ascoltarla. Mi sono immaginato quello che diceva. Non succede facilmente, anche a me, entrare così tanto in un dialogo. I dialoghi di Sekiro mi piacciono un botto. Veramente un botto. Onushi ka. Sore ga onushi no shinpai gao ka. Jijii wa koko ni iro to ema ga aru. Santa. Ok. Sekiro. Wasureru de nai zo. Mayoeba sore. Ok, credo che lo ripeta. No. Seki mayoeba yabureru. Sore ga ikusa yo. Che doppiatore. Emma. Isshin-sama wa 私が目を離すとすぐどこか行ってしまうのです。全く困ったものです。È stupendo, eh. Ok. Sicura che non devi dirmi proprio niente. Cioè non capisco perché non come se non fosse successo niente. Signore, Kuro dov'è? Lupo, dovresti essere un po' più perplesso o arrabbiato.
hai dovuto uccidere persone che hanno quasi ucciso te, e se non fossi io il giocatore probabilmente non ci sarebbero riusciti così tante volte davvero. Però ma non so, mi sembra così tranquillo che ha la gente del governo dentro casa. Vabbè, vediamo un po'. Andiamo da Kuro. Solo che abbiamo saltato l'interno del palazzo e questa cosa va corretta. Abbiamo... Sono curioso... Forse c'è un mid-boss dove stava l'elite Ashina. Già. Lì si va... È appunto... Assassin's Creed quello. Poverino. Sì, comunque hai ragione. Hai ragione. Battuta a parte, a quella distanza la paletta di colori era molto... Come mai ce l'ho... Oh, ma che, davvero? Un altro? A quanto pare. Oh merda. Ok, allora. Cacin. Anche se non funzionerà. Io credo che essendo di spalle... Ma... Vabbè, ma che bastardità. Sì, vabbè, cosa? Sì, quello minion di merda. Questo è un problema grosso, grosso, grosso. Non dubbio, fiamme, comunque. Allora, sì. Prima quello senza cappuccio. Assolutamente giusto, sì. Allora. Allora, abbiamo un problema enorme qui. Il classico scontro. Come posso riuscire a separarli un momento per... Io perché... meglio che non commento. Perché a me queste cose fanno girare i coglioni. Non inventiamoci boss nuovi. Riprendiamo lo stesso boss e mettiamoci in minion. Con IA divise. Vabbè. Vediamo se magari non, anche qui non scappando posso ottenere un risultato. Perso il target. Ho sbagliato io. No, perché però io sto cercando di... Due contro uno, queste cose proprio non mi piacciono. Eh no, no, sì, no, quella è la spazzata, ma... No, l'attacco in basso non è la spazzata. Ah, sì, sì, no, dopo, sì, sì, attacco. Ma ho sbagliato io a... Eh sì, perché mi si incrociano gli occhi, non so cosa guarda... Poi mi perde il target ogni volta che salto. E credo solo che qua non posso non essere... È un... Ma tipo fare un boss con un moveset diverso cambiandogli il colore del mantello per fare capire che è un capo invece di metterlo identico con un minion di merda in una stanza piccola.
dove saltando perdi il target non sarebbe stata un'idea migliore? L'aiuto divino, e poi uno deve segnare però. Mi chiedo se io non... Cioè, se io non... Non salto e non mi muovo, è possibile che la cosa vada più fluida? Perché lo posso credere, però... devi mantenere il sangue freddo, ma il fatto che non puoi difenderti da entrambi, credo. Ho fatto ogni tanto una doppia deflezione a piccoli grunt, però questi fanno attacchi diversi. Quindi che succede se adesso io provo a... Allora, facciamolo dall'interno intanto. Ma invece per un attimo pensiamo magari... Sì, dai, facciamo un completismo inverso nel mentre cerco di pensare a... Perché proprio adesso che tra l'altro sono rientrato nel mood per poterli affrontare, forse non devo spaventarmene, ma... Non posso... Io non avrei mai attaccato una di quelle cose alle travi portanti dell'edificio, comunque. Ma proprio no. È un... Cioè, c'è scritto orco. Si chiama orco, no, Ogre? Te lo dicevo. Sì. È un orco. È ancora più grosso, infatti. Per un attimo pensavo che sarei riuscito a... Guarda, ti dirò... Ma non pare più grosso. Ok. No! Ok. Ah, perché non ha gli occhi rossi! Non ha gli occhi rossi. In pratica cosa ti fa un fa? Hai visto? Ah, si può. Possiamo agganciarci sì, a lui. Sì. E lo sbilanci se lo fai. Lo puoi fare anche quando non si fa la presa, ovviamente. Vedi? Quando abbassa la testa. Sì. Però in realtà è così tanto male che non so se ne vale la pena. Sto cercando di capire. Ah, un po' ho schivato troppo presto. Mi ha fatto un po' di tracking, giustamente. Cavolo, ero convinto di aver fatto un'ottima schivata adesso. No, questo... Guarda che in realtà tu hai avuto discretamente culo la prima volta, perché è molto infame con le prese. Ah. Lo so perché l'ho fatto proprio ieri, il primo. E un paio di volte ti girano le palle perché non ha un'area d'afferraggio, diciamo, che non è proprio immediatamente intuibile. Devi prenderla molto larga. Però vabbè, insomma. Penso che utilizzando il rampino si possano fare cose parecchio fighe, però. Molto, molto più. Ah, ottimo. Wow. Sì, però posso dire che uno mi ha dato fastidio quella cosa, il boss, e due, non capisco il senso di Ishin ed Emma che si fanno i cazzi loro e non venire a dirmi che non lo sanno, perché ci sono i corvini morti, non è nessuno andato ad avvisarli? Non ha suonato un allarme? Cioè, c'è il generale lì sul ponte e nessuno ha pensato a suonare una cazzo di campana? Un cellulare, un piccione viaggiatore, un fax... Sono... Cioè, sono proprio freschissimi. Guardali, quelli guardano il laghetto di merda. Cioè, nessuno gli ha detto niente a loro due. No, allora, che ci sia... Che possa accadere che dei ninja entrino senza che gli altri lo notino è sacro. Però il problema è che un po' si... Sì, è può... Sì, ma qua non è questione che non lo sappiano. Noi non sappiamo neanche il motivo per cui sono entrati. Però... No, non mi sembra che sono così stealth. Ma anche solo i samurai nel corridoio, che... Boh. No, sono due. Meno male che questo sarà un attimo confuso. Ma cos'è che è il trigger di loro? Ah, scemo io.
Ora. Io so... Ah, eccola qua che era chiuso. Sì. Io stavo cercando di capire se c'era magari una maniera per arrivare a Kuro senza fare quel boss, che magari è una cosa opzionale, per dire. Sì, si può. Se... Si può? Sì. Sì, no, quella cosa è opzionale. Allora, vediamo un po' se devo... Devo usare l'idolo del ritorno. Qui c'è, sono... Allora, c'erano loro due. Qua si fa il giro. Abbiamo aperto uno shortcut. Scusa, da dove ci vai? Kuro, ci vai dal tetto. Esattamente quello che stai facendo. No. Io ero tornato indietro perché non volevo perdere... Io ero curioso proprio di sapere cosa ci fosse nell'arena. Ti ricordi quel bellissimo combattimento dell'estrazione? Ancora più in alto devi salire, sì, dove tu puoi direttamente Nishiro, Kuro sì. Sta esatto e sì, possiamo tipo lasciarli stare per adesso, perché fare un altro episodio dove di nuovo dobbiamo perdere tutto il tempo a combattere lo stesso boss senza andare avanti di trama, magari un po' come questo sarebbe non tanto quel boss che ormai lo conosco e lo potrei battere facilmente, mi riferisco, cioè ti riferisci probabilmente infatti alla quest di Dojun, ossia una coppia di nemici in un'area ristretta. Comunque qua adesso possiamo andare direttamente in alto, perché possiamo sbloccare il... l'idolo. Esatto. Che sta davanti all'elite Ashina, in questo caso alla coppia di guerrieri, che però possiamo aggirare passando per i tetti. O forse anche senza sbloccare l'idolo, onestamente. Allora, vediamo un po'. Se prendi l'idolo sei più vicino. Anche soltanto per batterli... Sì, esatto, quadrato. esattamente. Ragazzo mio, non sei proprio una scima. Bravo! Però ora, visto che comunque abbiamo un idolo assolutamente a portata, non è che per caso possiamo tirar fuori solo... Dai. È programmato, non posso targettarlo, però secondo me se si aggra, Aspetta, non è che per caso funziona come nei Souls? Vabbè, sì. Darf! Sì, vabbè, però... Allora non me lo metti lì. Oddio, ma la spada che ha? No, certo, no, non è strana, è orribile, vero? No, no. Spada nera della morte, della vita... Nel caso passiamo per il tetto per ora, Però in teoria questa è una sfida di trama, cioè solo perché tu possa raggirarla. Sì, non, ma io non ho detto che non devi farla. No, non parlavo a te, parlavo in generale del fatto che è ovvio avrà che un equilibrio. Perché dovrebbe avere un equilibrio se opzionale, a maggior ragione? No, proprio perché magari inutilmente bastarda, la gente la evita proprio per questo, perché dice sti cazzi del grano di rosario. Ah! Ok, allora no. Questo è fatto comunque mettere l'altro stesso boss, è proprio una cazzata. Sì, sì. Sì. Meno che, ma magari avrà un altro confetto nella fase 2, cioè sarà questa la differenza. Siamo pari? Attenzione, aspetta, un minimo di...
Mannaggia alla mia postura che non ho recuperato in tempo. Ok, una è andata praticamente. Certo che combatterlo qui è tutta, è tutta un'altra cosa. Ah! Non si è baffato! Non si è baffato! Non si è baffato, lo faccio io. Grazie! Grazie! Sei proprio sicuro di non volerti baffare, signore? Di combat system, neanche sto utilizzando gli strumenti. Il batticuore positivo proprio, neanche in questo caso non è neanche un batticuore teso, è proprio felicità mentre combatti così. Anzi, pensi, ma se io invece avessi strumenti avanzati, dobbiamo rileggerci tutte le descrizioni, tutte quante, perché le abbiamo sempre controllate con curiosità, ma mai con... Se... non ti senti un nessuno a respawnare? Cioè, se respawni, non sei un uomo importante. Grazie, comunque, questa, alla faccia del farming. Allora. Questo era uno normale, immagino. Sì, sì, è solo strano perché ha la luce, probabilmente. Sì, 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 sì. Oh no, in realtà no, sai... Non è lo stesso colore di quello che è sotto. Oh, aspetta. Qui io vorrei l'aquilone. Non mi pare uguale uguale. E noi andiamo a controllare perché magari c'è qualche oggetto prezioso. Vedi, sono diversi. Sì. È arrivato il momento di giocare ai burattinai. Ah, non posso. Peccato. Certo che i cani sul tetto fanno troppo ridere comunque. Un po' sì. Lì è il cerume. Ah, stavo... Mamma mia, ho fatto... Le mosse giuste nell'ordine sbagliato. È confusissimo. Tombola comunque, eh. Mike, attento. Copriti un secondo. Calma, 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 difenditi. Ok. Mamma mia. Cioè, ma l'audio delle lame nella gola che squarciano la carotide... Ora, quest'area ce la siamo guadagnata con molto, molto sangue. Vediamo se c'è un bel pezzo di ceramica in un nido. Esatto. Spero di non trovare qualcuno con le mani intorno alla bocca di Kuro con la lama alla gola, eh? Sì, diciamo che la sua priorità di lupo in questo momento sarebbe andare a controllare il suo signore al quale ha giurato vita, morte, miracoli, piuttosto che giocare sui tetti a sgozzare i cani. Volanti con le fascette da ninja. Mi intriga molto questo passaggio. Questo ponticciuolo. Qui sì, 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 ci eravamo passati. Laggiù c'è il bellissimo ricordo del nostro lanciere che ce ne ha date veramente di tutti i colori. Qui i lupi. Cani lupo. La finestra.
Sei proprio sicuro? E quindi su. Ah, l'animazione, la fisica. Pensavo che c'era uno che stava saccando. Ah, beh sì, no, sì, l'Avok si resetta quando inquadri, per ora almeno. Anche se penso che, visto che in Dark Souls 3 ti permetteva di far volare i mostri. Qualunque cosa sia grossa. お主のことはよく覚えているぞ。コール。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど、滅相も。 Non è che era la maniera. Capelli. Vale to tomo ni mairimashou zo. Kono fukuro wa Miko sama no totoi sono onchi. Omamori shitai dake ni gozaimasu. Onushi mo ryuin ni miirareta ka?話すことはない。猿が良い。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したか。満足しましたら帰ります。 Io non ricordo come avesse capelli prima, sinceramente. Onestamente adesso non posso essere preciso assolutamente, nemmeno io, che quando l'abbiamo visto era tutto sciolto, quindi. Però la mia esclamazione era anche perché richiama tantissimo, sì, gli intrecci, sì, intorno. Ehi, cioè ora sono veramente, cioè, io non speravo di, cioè, speravo di rivederlo, ma in un ricordo. Poterlo vedere qui, sopravvissuto a quello che abbiamo visto noi, come ha fatto? Spero non le acque del ristoro, visto che ce l'hanno praticamente diventa cazzo come il Super Saiyan in Dragon Ball Z. Però ci tengo, questo è uno dei dialoghi a cui più posso tenere in tutto Sekiro. Quanto sarà grossa la sua scolopendra? È magnifico comunque. E sta davvero guardando il paesaggio. Esatto. Questo monte è altissimo, coperto dalle nubi. Mi ricorda la vetta dell'arcidrago. Ok, ragazzi, parliamogli. Chichiue, hikite oide, datta to. Hakari goto yo. お前こそ あの世死んだと思うておったが、ミコ様のお力にて死人より帰りました。それよ、わしはあのミコの力を留飲を手中にしようと思う。ですが、分かっておる。第一の掟により 父の命じる。主を捨てよ。今より、あの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い、巫女を捨てよ。 Perché quando te lo chiede Kuro, fa gli occhietti da cucciolo e Lupo fa solo che Papito non ti fa gli occhietti da cucciolo, ti fa gli occhietti da ti spezzo in due e la vedi la nebbia alle mie spalle se mi dici no.
La sua spada è più grossa di te. Solo la spada. Ma io ho la spada mortale. Sapete che... cioè, questa... questa sì che è una scelta che porterà delle conseguenze. Conseguenze reali. Grosse, probabilmente. Cioè... e che... questa è la classica situazione nella quale in un gioco Telltale vedevi una percentuale estremamente alta da una parte e molto bassa dall'altra. E io, in questo caso... cioè, è ovvio che come... me... stiamo scherzando, quest'uomo è chiaramente avido di potere e di immortalità, esattamente come Dojun, soltanto che in forma diversa, che si autogiustificava diventando discepolo di un pazzo. Ok? Questo è quello che successe con Dojun. Questo è peggio. Lui è persino... non è peggio, è più forte. Lui è talmente forte che in realtà non ha bisogno di giustificarsi. Farebbe del male a Kuro, in realtà. E in teoria si potrebbe dire, con tutti i dialoghi che abbiamo visto, che il lupo si è ammorbidito. Ha sorriso, ha offerto il sake, ha conosciuto Isshin, Kuro, Emma, la scimmia, insomma, lo scultore. Quindi a seconda della partita che uno ha giocato potrebbe effettivamente trovarsi in una situazione nella quale una scelta è più valida dell'altra. E io a livello di istinto giapponese, di ambientazione, eccetera, sono tremendamente curioso di abbandonare Kuro, ma... come si fa? Cioè, abbiamo fatto quel tipo di completismo narrativo con tutti i dialoghi che mi ha fatto empatizzare un po' troppo. In realtà Lupo stesso probabilmente adesso è molto meno di ferro rispetto a prima. Non so, tu che ne pensi? Allora, dando per scontato è ovvio che da giocatrice mi rendo conto che lui è un pezzo di merda, che chiaramente ti ha ammazzato lui e che non gliene frega assolutamente niente di te come figlio e che probabilmente ti ucciderà comunque. Sì, è esattamente quello che penso anch'io. Cioè lui ci ordinerà di morire probabilmente. Ecco, una cosa del genere. Però ancora più di questo, c'è il cioè da una parte sono curiosa di vedere perché chiaramente è una scelta cattiva. Sì. Quella insensibile e spietata. Però contemporaneamente da codice, cioè è da samurai, cioè i samurai probabilmente a volte l'onore per loro era più importante della giustizia. Sì, ma lui non è un samurai. Shinobi. Sì, anche se a quanto pare, bene o male, si tratta di due specchi di una medaglia molto simile. Questa immagine è bellissima. Quindi, insomma, tu comunque effettivamente... sei curiosa, però lo infrangeresti. Sì, perché mi sta troppo sul cazzo. Cioè, così, cioè, questa è la cosa che fai cattiva quando... alla seconda run, cioè anche nel gioco di ruolo. Oppure se effettivamente il sake lo tieni per te. O se il sake lo tieni per te. Sì, ma... cioè, no, vai a cagare. Cioè, se volevi il mio aiuto me lo chiedevi prima. Perché me l'hai chiesto adesso? Cioè, perché così? Sì, perché non lo facevamo prima? Cioè, mi dicevi tu devi fare finta, ma tu stai rispondendo a me e devi raccogliere informazioni invece di illudermi, poi ammazzarmi e poi fare lo stronzo. Perché ovviamente ti sta trovando qua in mezzo, ma non eri previsto. Esatto. Cioè, non gliene frega un cazzo di te. Lui per primo, comunque, da padre, ti ha tradito. Quindi perché tu devi stare a vedere a lui? Vaffanculo. Dekimasenu. Dekinu tatu. Shinobi ga jou ni nagasareru nado nanto dasakenai koto ka. Soffre, cioè gli ha fatto male. Stava segare yo naze kono chichi no omoi ga wakaranu no da. Shinobi no okite o wasureta ka? Okite wa onore de sadomeru. Distrutto? Ma infatti mi piace tantissimo sta cosa. E io me l'aspettavo perché il codice a me è una cosa che mi affascina profondamente. Mm.
L'ombra. Che cavolo di idea meravigliosa. Scusi, ma se ci vuoi aiutare. Quando salta non posso colpirlo perché lui lancia gli shuriken più velocemente. Ok, 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 ok. Cos'è? Un debuff alla difesa? Non è veleno. No. Quello voleva schivarlo, infatti. Già. Wow! Ah, ho capito cosa ha fatto quel debuff, Lara. Mi impedisci di usare le cure. Ora sei disattivato. Ma mi sono cagato proprio. Ora. Mamma mia, ti ha fatto la barba. Chissà se è avvelenabile. È comunque un uomo. Però non ti fa dei danni sbagliati. No, per niente. È stupendo. Però io sono stato avido, perché l'ho visto sbilanciato e non ho resistito a dare un colpo di troppo. Ora arriva il casino, vero? Radish, smettila. Radish. Santo cielo, non posso pensare, no. Chi ci ha cresciuto non può essere un vigliacco che attacca alle spalle, non è possibile. Non può fare il bastardo, non è giusto. Ma già, ti ha già attaccato alle spalle una volta e questa l'ha già fatto. Ma quella è la nostra deduzione. L'ha fatto un'altra volta adesso e tu l'hai bloccato. Hai ragione. È un pezzo di merda. È una merda. Tutto il rispetto, io che amo il codice, fa male a me questa cosa. È una merda quest'uomo. Lanciagli un pezzo di ceramica. Vedi, un pezzo di merda. Il fumo. Veramente, il fumo. Quella è una finestra troppo bella. Che bastardo schifoso. Per carità, attacchi di ninja, eh. No. Non ci cogli? Ah no, ci cogli e come. Quello è l'effetto
Quello è l'effetto. Ok, questa va schivata. Sì, va schivata per finirlo, sì. È l'effetto della fuliggine subito da noi. Non si possono scambiare colpi con lui. Errore mio. Ok. No, bastardo. No, vabbè, certo. Devo... Ok, sangue freddo che adesso ho finito le cure. Anche se... Piano difesa, 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 difesa. Ok, fai... Esatto. Ok, dopo fa questo. Merda, non importa, non succede nulla. L'importante è togliere gli HP. Ma lui, veleno, chi se ne frega, vero? Ma là non puoi punirlo con un attacco a tecnica? No, penso che possa, proprio no. Parlando di una tecnica L1 più R1. Ah, sì, ma dici Mongi, è troppo lento, penso. Sono comunque spaventato. In qualche modo mi sembra troppo facile. O forse semplicemente una bella boss fight, quindi è leggibile, affascinante, tesa. E io ho tante cure e sono molto forte, perché abbiamo fatto tutto o quasi quello che era secondario fare. Quindi... No! Sono incastrato! Non unguento, eh. Sì, volevo. No. La cura mi ha fregato completamente. Con calma. Che sta facendo? Ha fatto un errore e io ne ho preso opportunità. Ah, fa pochissime cose comunque. È molto semplice, è molto sciocco nostro padre. Meno. Non ti salverà. No! Capito. Capito. Non ci interessa. Cioè, è andata. Bastardo. Legno del sempre in fiore. È lui che lo portava con sé. Raccolto dal padre del lupo. È un albero di ciliegio e come tale è colmo di nostalgia. È probabile che in passato Takeru ammirasse i fiori di questo ramo, ripensando alla sua casa lontana. Uno degli ingredienti dell'incenso cercato dall'erede divino per la recisione immortale. No, abbiamo tutto. È un pezzo di merda. Se lo fai coscientemente perché sono curioso di vedere che succede, sì. Sì, però così a cuore di pancia va a cagare proprio. È stato chiaramente lui. Sì. E a questo punto viene il dubbio che non si scoprirà mai chi è stato. Ti rimane il dubbio. Il fatto è che queste boss, la boss fight della... La spada della... era... arrivava fino a qua comunque. Sì. La scimmia, Lady Butterfly, l'ho giocata in maniera molto Souls perché non sapevo cosa potesse fare il mal di drago e non potevo permettermi di morire, quindi sono sopravvissuto con tutte le mie risorse e basta. Ma escludendo uno studio più approfondito di lei, che probabilmente la renderebbe bellissima, quale chiaramente Genichiro,
la scimmia senza testa, specialmente nella fase 2, la fase 2 della scimmia per me è meravigliosa. Queste boss fight, questa anzi è anche troppo zeldiana, potrebbe fare qualche mossa in più, ma sono bellissime. Cioè ti fa capire i limiti di un mortale comunque, perché Genichiro si è rialzato, lui no. La più sfrenata ambizione del grande Shinobi, il Grufo. Grande in senso letterale. Esatto. Era quella di ottenere il potere del retaggio del drago. Lasciare che il suo nome, il suo vero nome, risuonasse in tutto il Giappone. Quanto vorrei sapere qual è. Noi non abbiamo mai letto le arti... Ah, sono poche! E si sbloccano come? Abilità latente ignota. Avendo... Ah no, forse è al... No, 6, non disponibile. Devi avere, forse, devi avere quelle precedenti, quelle finali precedenti. Ascina a tutto. Croce di Ascina. No, vedi, perché devi prendere quella giù. Ah, è vero! Le icone! Questa è forza vitale, che è... Questa! Ci sono... Però io comunque prenderei almeno un cosino dei cosi spirituali. Sì, sì, no, perché... per carità. Ma questa cosa è folgorante. Questa è la folgorazione. Queste sono del farming, tutte le basi. Sì, esatto. E quindi ottenere... che succede? Discesa d'ombra. Tecnica segreta dello stile Ashina, Mushin, che perfeziona lo scatto d'ombra. Si tratta di un attacco roteante in discesa che potrai sferrare e seguire dopo scatto d'ombra. Trafiggi, vola, quindi ricadi nuovamente. Balzare sul nemico consuma emblemi spiritici. Si tratta di una tecnica che emette onde d'urto. Prende il nome da un vortice di nubi distanti che si forma vicino alle sorgenti, la spirale della sorgente. Tomoe ammirava il suo giovane signore scrutare le nuvole con nostalgia. Vedete, anche Tomoe aveva un signore. Poterlo vedere così voleva dire tutto per lei. Sto gioco comunque, però quanto, cioè, quanto avanza, quanto va oltre. Cioè, questo è avere, se si è abbastanza acuti di utilizzarle, non come me per ora, quindi, nuove armi. Cioè, qualcosa di folgorante. Bisogna capire se le finestre di utilizzo sono valide. Sì, e soprattutto quanti emblemi consuma. Perché queste sono le magie, praticamente. Ancora più che le tecniche, queste sono magie. Guardate... Per la lama mortale, concentrandoti prima di sfoderare la lama mortale, potrai sferrare un fendente più potente con una portata maggiore. Sguaina la spada che non può essere sguainata e scatena la devastazione. Cioè... E queste, dicevo, queste non le abbiamo neanche viste. Colpi di preghiera, colpi di palmo e di gomito a ripetizione. E queste non costano emblemi. Quindi è proprio il melee, ragazzi. Sì. Per scatenare un dato di attacchi rapidi che infligge danni e impedisce il contrattacco. Questi colpi sono sia un'arte marziale che una forma di preghiera. Solo con la forza sconfiggerai i nemici del Buddha. Ok. Ah, quindi anche di Cimongi tutte. Io voglio 1000 livelli. Cioè io voglio tutto. Io voglio tutto. Ma sei tu che non vuoi farmare. Abbiamo 4 punti esperienza, punti abilità. Quindi... Sì, perché tanto... Non ti dice di quanti. Vabbè. E poi prenderemo questo. Ok. Al prossimo livello. Provate a immaginare di scendere queste scale dopo averlo tradito. La domanda è,
sto per fare una domanda molto molto forte. È forte nel senso che tira un po' la corda. Però dopo quello che ho visto fino ad oggi non credo sia esagerato domandarlo. Ok. Passaggio segreto, sveglia. Cosa? Ehi, aspetta. Vabbè che dopo il viaggio crashante, sì. Dopo l'acqua che fa crashare il gioco, insomma. Ah! Ah! Prova a sederti al lido, a riposare, magari sì. Si resetta qualcosa, sei impallato. La domanda che volevo fare è questa. Un'invasione di nemici è sicuramente qualcosa di inaspettato, pericoloso, cambia un ambiente, trasforma una casa in una tomba. Quanto ma non dovrebbe poetico. Rimuovere il potere di un idolo di teletrasportarti. Ora, la domanda è un metodo di game design di portarti alla scoperta? Ok, ma c'è qualche influenza che ha impedito a quei idoli... Ah, buongiorno! Di funzionare. No, ma con calma, signora. Cioè, non è successo niente. Solo ucciso una bestia di 300 kg che chiamavo cioè. Papà. Emma? Vai a cagare, Emma. Vai proprio a cagare. In questo caso si dovrebbe sputare in mezzo agli occhi. Emma. La tua espressione è meno corrucciata. Vaffanculo, Emma. Ho ucciso mio padre. Ma la vedi la mia espressione? Esatto, ho ucciso mio padre. Che si è rivelato una merda. Sì, esatto. L'uomo che mi ha cresciuto e che mi ha insegnato ogni cosa si è rivelato una merda. Io l'ho ucciso. Cioè, la mia espressione è meno corrucciata. Hai bevuto troppo sake. Okami. Gobuchi de noni yori. Fukuro wa kirimashita. Sumane. Ah, ecco, qualcuno. Kuro-sama. Sumane. Nasubeki koto wo. Senza la biada. Nashita no desu. Okami. Arigato. Chichi ga kore wo motte imashita. Kore wa tokozakura no eda ka? Sou ka. Fukuro ga motte ita no ka? Hai, kore de mata hitotsu. Minamoto no kou ni chikazukimashita. Ah. Sou da na. Okami yo. Mi sembrava molto entusiasta comunque. Okami. Sono senaka no katana wa moshiya. Fushigiri ni gozaimasu. Sore ga 死なぬ者を殺すという刀か? はい、先方寺の落ちの巫女より授かりました。 落ちの巫女? 先方寺の者たちは、僧を捨て、死なずの探求に魅了されておりました。 その末に生まれた、偽りの流因を持つ。 Adoro la narrativa, la storia. それが、落ちの巫女たちです。 偽りの流因。 そのようなものが… Mate… Miko-tachi-to-itta-ka? Hai… Ooku-no-ochi-no-miko-ga-tsukurare… Saredo… Ikinokotta-no-wa-tada-hitori-ni-gozaimasu. Ryuin-wa… Yahari-hito-no-ari-you-wo-yugamete-shimau-ka? Mi racconta tutto. Sazukatta-fushigiri-ga-areba… Waga-chi-o-nagasu-koto-ga-dekiru. Kore-de… Minamoto no Kōki ni mata hitotsu chikazuita. Lupo abbia totalmente evitato di commentare spiegare tutta la storia delle scimmie. Gyoi. Che era abbastanza imbarazzante. Però contemporaneamente una cosa che non ho mai detto, ma che mi hai ricordato, che volevo dire, era quanto mi aveva toccato il fatto che quando vai a trovare il loto, gli porti il loto per la prima volta, gli racconti che era dentro una caverna, eccetera, e non citi minimamente tutto quello che hai dovuto superare per farlo. Mm. Cioè, sì, l'ho trovato in una caverna, oltre una scimmia gigantesca immortale, cioè, che mi ha rischiato di spappolare più volte. È una sì, cosa che ho trovato dolcissima. Ho trovato il loto, mentre penso che 4 miliardi di persone sono morte per colpa mia, però ho trovato il loto. Oh, Kamio. Dai, dai, dai. Dai. Kore de kitto... Minamoto no Kōki o takishimeru koto ga dekiru daro.
さあ、香炉に集めたものをくべてくれ。Gioi. Ai, è veramente la tombola, eh? Quante cose miyazakiane ci sono. Che è una cosa molto affascinante, l'abilità di un autore di creare uno scheletro e contemporaneamente renderlo quasi irriconoscibile se non da un lontano eco. Che non significa che è confuso o qualcuno cerca la citazione, quindi in realtà è scemo, perché no, no, in realtà non c'entra niente. No, no, qui lo scheletro c'è tutto, 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 tutto. Ok, va bene. Miko-sama. Okami, fushigiri-yo. Anzuru-na, fukaku wa kiranu. Ah, ok, quindi i rituali di decapitazione che avevamo letto, appunto. Sì, infatti non... Oi. Sumanu ga, me o tojite kure. Ci ha chiesto di farlo anche durante il giuramento. Cosa non dobbiamo vedere? Ma anche quando ci ha donato... Sì, c'è qualcosa che non dobbiamo vedere, per coraggio. Minamoto no Kouki ka? Nani yara... Mushou ni natsukashii. Hai. Quindi gli eredi...何か変わったことはあるか。匂いとそれから源宮その言葉が頭から離れませぬ。源宮武様が書き残されていた通り、そこから宣教に通じているのだろうな。その源宮への生き方だが、かぐわしく 腰入れ盾祭る香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん、そなたは源の皇旗をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源宮への道が開けるだろう。伏立ちは間近。頼むぞ狼よ。せ、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 せ
astratto che non riesco a capire che cosa dovrebbe intendere. Come fai a recidere l'immortalità? Che vuol dire? Che lui non sarà più... Ok, sì, questo, a questo c'è... E non è, nessun erede divino esisterà, sì, più. Sì, va bene. Ecco, cosa dovresti tagliuzzare? Questo lo sa soltanto Kuro... Cioè, meglio... Dovresti spiegarlo al lupo cosa sta cercando. Non lo sa nessuno di due. Lui sta obbedendo al desiderio di un nobile bambino che segue un mito di cui però sa esserci una base di verità talmente solida, in quanto lui effettivamente ha questo potere, che lo vuole compiere. Il fatto è che probabilmente questi eredi divini sono connessi. Sì, sì, il fatto che si parlava di decapitazione. Senkyo ni mukai. Ok. Ryu no namida o totte kite kure. Hoi. Mazu wa sonata ga kaori no ishi o te ni shita という iwato no oku ni iku no da. Sonata wa minamoto no kouki o matotte iru. Iwato no oku no koshi ni haireba minamoto no miya e no michi ga hirakeru daro. Gyoi. Quindi bisogna trovare le lacrime. Sì. Emma, il mio viso corrucciato, mortacci tua. Emma. Deva, sì, vabbè. Emma. Grrr. Il mio viso corrucciato, sì. Purtroppo non potremo farlo in questo episodio. Fa male ogni angolo del mio animo. Di Shinobi no Maiku. Sì, no, quello che dicevo è che... Stava con uno shinobi, però... Sì, no, quello che dico io è... L'altro erede divino che è sparito è andato nel regno celeste. O è morto, effettivamente. Perché era stupido e pensava che doveva decapitarsi. Non c'è più... Già. Quello che voglio fare... Oltre alla telecamera che comunque, vabbè, nonostante la batteria solidissima... ci ha lasciato. E che cazzo! Scusate, ragazzi.
Ma vabbè, dai, lascia stare per ora. Vabbè, ok. No, no, va bene, va bene. Ascoltateci. Ascoltateci. Considerate che abbiamo delle batterie sempre in carica, ma stavolta abbiamo superato la loro soglia. Ora che non mi vede nessuno, posso scaccolarmi. Okami-dono mo irashita no desu ne. Watashi wa hotoke o horu oto o kiku no ga suki de. Tokiori koko o tazuneru no desu. Deva. Scultore, ti prego, almeno tu. Makoto no okami naraba. Onore no kiba no tsukai michi wa onore de kimeru. Sou shita kao ni natta yo ja na. Vashi wa. Quello sbuffo. Allora. Vashi wa. Otoke o horu no de isogashii in ja wa na. Cha demo. È molto stranamente poco eloquace, nonostante poi potrebbe ripetere le cose che ha da dire. Comunque il mio piano di fine episodio era rileggere da zero. Voi non lo sapete, ma sta guardando in camera anche se la camera è spenta. Il mio piano era leggere tutto. Ciò non di meno, senza facecam, sarebbe un po' logorante per voi. Quindi lo farò all'inizio del prossimo. Le leggeremo. Quindi, per ora, alla prossima. Ciao!